presentiamo oggi in città metropolitana una conferenza e un convegno per dare l'avvio a un processo di riorganizzazione dell'archivio storico capitolino, un archivio importantissimo che racchiude sostanzialmente tutti gli atti che nel tempo sono stati prodotti dall'amministrazione di Roma Capitale. Un archivio il cui patrimonio non può essere disperso e purtroppo dal 1930 per motivi di spazio è stato dislocato in luoghi diversi e senza alcun tipo di organizzazione. Questo, come potete ben capire, contrasta con quelle esigenze di trasparenza dell'amministrazione, contrasta con la possibilità di accedere da parte dei cittadini, da parte degli studenti e dei ricercatori e contrasta anche con le esigenze di buon andamento dell'amministrazione, perché spesso questa confusione documentale che oggi ci troviamo a gestire impedisce la ricostruzione precisa e puntuale di alcuni procedimenti amministrativi. Quindi, insieme a tante altre forze della capitale che vogliono aiutarci, vogliamo riprendere in mano e riannodare i fili un po' della storia, riorganizzare l'archivio, digitalizzarlo, renderlo così di nuovo fruibile e trasparente per tutti. Gli archivi in comune sono sicuramente tantissimi, uno dei compiti di questa amministrazione, perché siamo nel 2018, le tecnologie ce lo permettono, è di garantirne l'archiviazione in termini anche digitali, ma non è soltanto in termini di diritti, è anche per offrire maggiore trasparenza ai cittadini, nel senso che avendo le informazioni fruibili da chiunque e ovunque, perché internet questo consente, garantisce anche una maggiore trasparenza. L'informatizzazione poi dei processi garantisce anche un ulteriore punto, che è quello contro la corruzione. Il processo che è automatizzato e informatizzato ha più difficoltà di essere intercettato dall'umano e quindi ha qualche chance in più. Quindi archivi e tecnologie per garantire trasparenza.